Due enti montani ancora al palo quanto ai finanziamenti sulla riforestazione. In particolare si tratta della Lambre-Mingarde Bussento e della Gelbison-Cervati. Nelle altre comunità montane del territorio i progetti sono già terminati. Per quanto riguarda il problema della riforestazione, quindi ex legge 267, c'è questa situazione che lei ha descritto. In effetti la Lendo Mondestella con il calore Serenitano hanno già ultimato i lavori del progetto che avevano presentato, hanno lavorato dei bracciani agricoli e degli idraulici forestali, per cui ci si appresta a ripresentare nuovi progetti per cercare di ottenere un nuovo finanziamento. Per quanto riguarda la Gelbison, siamo ancora, voglio dire, in fase di rendere esecutivo quello che è il progetto, lo stiamo aspettando perché si tratta di una cifra cospicua, si parla intorno ai 5 milioni e mezzo di euro, quindi ci sarà, voglio dire, una volta che si saranno espletate tutti i progetti, tutti l'iter burocratico, ci sarà una buona possibilità di occupazione in questo territorio. Per quanto riguarda la Lambre-Mingarde, siamo in una fase un poco più avanzata e sono in fase proprio di attivazione delle procedure per iniziare i progetti e quindi iniziare i lavori. Per quanto riguarda le comunità montane, abbiamo avuto nelle passate settimane notizie piuttosto confortanti, nel senso che nel disegno di legge di riallineamento del bilancio regionale sono stati inseriti 66 milioni per la forestazione e altre somme dovrebbero venire fuori da economie recuperate e dai progetti del PSR. Il problema qual è? Che in alcune comunità montane, e segnatamente questa purtroppo della Gelbison Cervati, per quanto riguarda il salario dei lavoratori, siamo fermi al mese di giugno 2010, quindi il dilatarsi dei tempi procura inevitabilmente in questi lavoratori una sorta di esasperazione, quindi di rabbia. Aspettiamo ancora un po', nel senso che noi lunedì, insieme tutte e tre le organizzazioni sindacali, CGIL, CISL, UIL, ci sarà un ulteriore incontro con l'assessore Amendolara a Napoli, al quale chiederemo chiaramente non solo l'impegno di finanziare il settore della forestazione, ma chiediamo cose molto più concrete, nel senso che chiediamo che vengano immediatamente messi i decreti di ripartizione del finanziamento alle comunità montane, perché continuando a prolungare i tempi rischiamo addirittura che i lavoratori riescano a prendere il loro salario a partire da gennaio del 2011, perché si innesta tutta una procedura che si allunga, c'è il problema delle banche, è arrivato sotto Natale, ahimè tutto si blocca. Per cui se ne parlerà l'anno prossimo. In questa realtà ciò non è possibile, quindi chiederemo assolutamente di abbreviare al massimo i tempi perché i lavoratori i primi di dicembre possano prendere il salario che loro spettano.